Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in un altro video. In questo video vi mostrerò tre libri, ve ne parlo di tutti e tre perché se no non ce la faccio con i tempi. Iniziamo con Non chiamarmi di lunedì, scusate, di Daniela Volonté. Ecco qua. Allora, questo libro lo potete trovare tranquillamente in libreria. E ha un costo di 9,90 ed è della stessa autrice che ha scritto Buonanotte amore mio. Tra l'altro, questo libro, Buonanotte amore mio, mi pare di averlo tra la mia libreria. E quindi mi pare di aver già sentito Buonanotte amore mio, probabilmente ce l'ho, dovrei solo leggerlo. Allora, Non chiamarmi di lunedì, di cosa parla? Parla di una cacciatrice di teste, tra virgolette, che è il modo in cui viene chiamato in un'azienda una persona che elimina il superfluo, come si dice, ah, Dio mio! Elimina il superfluo nel senso, nel team, le persone che possono essere fatte a meno, due cuoche, no, ne teniamo uno, ecco, vengono licenziati con un bonus, con una disoccupazione, per cercare di migliorare l'azienda e dare una spinta, ecco. E ovviamente l'altro protagonista è la persona che viene licenziato. Allora, ci sono due punti di vista come scrittura, ovvero Patrick e Greta. Greta è la cacciatrice di teste, ha una storia un po' complicata, nel senso che lei deve essere rigida, deve essere fredda. In questo modo è molto fredda e cerca di, infatti è la più, diciamo, tosta, diciamo, nel suo lavoro, infatti punta ad essere socia. Oltre a questo, lei ha una tresca, diciamo, fra virgolette, lei la chiama, una storia di più di 2 anni con un uomo sposato e quindi ha questa, diciamo, difficoltà, questa incapacità, diciamo, di stare bene, perché comunque avere una relazione con un uomo sposato dopo 2 anni che questo ti racconta: sì, no, ma la sto lasciando, aspetta, ancora qualche mese la lascio, e sì, cose del genere, comporta anche delle difficoltà affettive. Mentre lui è Patrick. Lui ha una vita piuttosto semplice, tutto gira intorno al suo lavoro, esce, ritorna a casa e c'è una ragazza che praticamente non lo caga e in sostanza lui fa tutto, cucina anche, cioè date una statua a questo povero uomo e andando avanti col tempo, nei giorni, capisce che questo lavoro non lo soddisfa più e che comunque anche la ragazza aveva qualcosa che non quadrava, vuole dare una svolta alla sua vita e prende quindi questa opportunità, perché Greta poi lo convoca per licenziarlo, e nonostante il nervoso, perché comunque è una situazione che porta nervoso, lui ride perché diciamo che è un modo di reagire, perché lo vede come cambiamento, cerca di essere positivo, però alla fine del colloquio con Greta la insulta, tra virgolette, dicendole che è molto meglio che lui se ne va e che ha l'opportunità di cambiare vita, in sostanza, che essere come lei, una fredda psicopatica, non so cos'altro ho aggiunto. E lei è rimasta molto scioccata, perché per quanto a volte è stata insultata per via del suo lavoro, a volte veniva pregata, eccetera, non ha mai avuto un impatto come quelle parole che l'hanno sconvolta in pratica. Cosa succede? Succede che si rincontrano bene o male per diverse circostanze. Lui si trova in un bar ad aiutare un amico e quindi gestisce il bar, serve il bar. E la trova lì a questo bar e lui finge di non riconoscerla in modo tale da fargli uno scherzo. Cioè, in realtà lui sta aspettando, ha già avuto un'opportunità lavorativa piuttosto alta, diciamo, piuttosto soddisfacente, però in questa stagione estiva è andata ad aiutare il suo amico. Quindi cosa fa? Approfitta di questa cosa
farle uno scherzetto, finge di non riconoscerla, le dice, fa finta di essere un gigolò in sostanza, le dice se hai bisogno di compagnia, io ci sono, per dietro ovviamente un compenso. Lei si sente sempre più in colpa perché pensa, è ridotta a dover fare oltre che da cameriere, a fare il gigolò, probabilmente per arrotondare, ed è tutta colpa mia perché io l'ho licenziato. E quindi poi da qui succedono una serie di circostanze, è nata tutto da questo fraintendimento che poi non è perché lui l'ha voluto, lui ha voluto che lei fraintendesse perché voleva girarle questo brutto scherzo. Lei poi si ritrova per altre serie di circostanze che non vi racconto, ma si ritrova a volerlo assumere per farle da accompagnatore e non come gigolò. Infatti lei dice: io non voglio le tue prestazioni sessuali, ma solo da accompagnatore. E quindi lui, anche se avrebbe dovuto dirle che era uno scherzo, accetta. E lei tra l'altro paga dei gran soldoni per sta cosa, cosa che gli ho detto scusami, ti vengo a far compagnia io. E niente, l'ho trovato scorrevole, un romanzo piacevole da leggere, un romanzo rosa segnato da fraintendimenti, scherzi e quant'altro. E se volete leggere, diciamo, è uno di quei romanzi che io leggerei tra un romanzo pesante e altro, perché è molto leggero, uno di quei romanzi che probabilmente mi porterei sotto l'ombrellone. Ok, Poi passiamo a un quindi. altro libro. Passiamo a Forever di Amy Angel. Ora, questo qua. Amy Angel, scritto con la E. Scritto con la E sarà Angel. Forever, il mondo dipende da loro, il suo cuore dipende da lui. È un romanzo distopico. Allora, ragazze, dovete capire che io ho un problema con la parola distopico. Non esisteva questo genere quando io sono nata, ok? Allora, distopico e non dispotico, che vuol dire un'altra cosa, ma distopico. Allora, inizialmente qua hanno commentato che assomiglia a Hunger Game o comunque paragonato a Divergente e bla bla bla. Sì, ovviamente ha ripreso un po' alcune cose perché penso che una volta che esce un genere nuovo è quasi difficile poi scrivere qualcosa di nuovo su questo genere. Quindi ho iniziato il romanzo che lei praticamente sta andando in sposa, sta andando a sposarsi, cioè tu proprio inizi che lei si sta andando a sposare con il figlio del presidente. Iniziamo dal principio. Siamo in un'era futuristica dopo la terza guerra mondiale, devastato l'intero mondo da bombe nucleari, gli unici superstiti sono questo piccolo paesino, cioè secondo loro si credono gli unici superstiti che sono stati portati, diciamo, in salvo da due fazioni che sono i Westfall e i Latimer, cioè questo piccolo gruppo di uomini e donne. Capeggiato prima di tutto da Westfall, che decide di insediare a un certo punto, dice: sì, siamo in ottima posizione, possiamo continuare a riprodurci, creare una piccola città. E i Latimer, questi Latimer furbi, cosa è successo? Hanno scovato fucili, armi e quant'altro e hanno conquistato il potere. Quindi i Westfall sono, diciamo, vengono nominati fondatori, in modo tale da avere comunque un titolo da beneficiare, e i Latimer sono quelli che sono praticamente i presidenti che si susseguono. Per evitare che potesse insorgere una ribellione da parte dei vinti, ovvero dai Westfall, il presidente Latimer ha deciso che ogni anno i figli maschi sposassero le figlie femmine dei Westfall e viceversa, in modo tale che si scambiassero tutte le generazioni e non potesse esserci questa idea di ribellione, in modo, cioè, se io non vado a ribellarmi se so che sto per andare ad ammazzare mio cognato, cioè cose del genere, capite? Inizia questo capitolo, iniziate che lei, ovvero la figlia minore, in realtà,
ovvero Ivy, viene data in matrimonio al figlio maggiore successore, diciamo, del presidente, ovvero Alexander Latimer. Cosa succede? In sostanza lei conclude il primo capitolo, quindi non vi sto svelando niente di nuovo, ma conclude il primo capitolo esclamando, cioè pensando fra sé e sé: lui non sa che io l'ho sposato solo per ucciderlo. E poi ovviamente ci saranno i vari complotti. Inizialmente la prima cosa che ho pensato è stato un classico, è stato un po' scontato, avete presente? Sì, lo voglio uccidere, poi però mi innamoro e non lo voglio più uccidere, cose del genere. Però, e c'è un però, e ha un finale che mi ha rivalutato tutto il romanzo, tanto che non vedo l'ora che esca il continuo, perché voglio davvero sapere come va a finire. Lei ovviamente deve sceneggiare questa presunta morte, cercando quindi prima di conquistare la sua fiducia, parlando ovviamente, scoprendo uno dell'altro e facendo quello che dovrebbe essere la vita di coppia. La cosa strana è che lì che funziona proprio così, nel senso, lei tra l'altro neanche l'aveva mai visto sto qua, e lì funziona come, diciamo, all'epoca funzionava i matrimoni combinati, cioè non necessariamente essi si dovevano conoscere, semplicemente i genitori decidevano e procedevano all'acquisto, mi verrebbe da dire, ma procedevano al matrimonio. Questo invece, in questa cittadina funziona che fanno dei test di compatibilità tra l'uno e l'altro e scelgono così le coppie. Più avanti si scoprono tante di quelle cose sia della famiglia di lei che della famiglia di lui, e che cambieranno pian pianino molti avvenimenti. Ecco, non dico molto perché non voglio svelare molto. Altra cosa che c'è da sapere è che questa cittadina è molto ferrea con le regole. Si può essere estradati, come si può dire? In sostanza, se tu fai qualcosa contrario alle leggi di questo paesino, vieni gettato fuori dalle cinta, dalle mura che difendono il paesino, senza più ritorno. E ti devi arrangiare perché potrebbe esserci l'acqua reattiva, non sai se c'è cibo. L'unica cosa che si sa è che molti di quelli che sono usciti fuori non sono più tornati e la maggior parte sono morti. Quindi sì, se ve lo consiglio, sicuramente sì, perché a me è piaciuto davvero da morire, mi è piaciuto veramente tanto questo libro. Come ho detto, sicuramente appena uscirà il secondo mi premerò a prenderlo, perché è veramente, veramente bello. Passiamo all'ultimo libro, e giuro non vi tedio più. Allora, l'amore arriva sempre al momento sbagliato. È un po' dura parlarvi di questo libro, perché mi colpisce, diciamo, da vicino. Non so se tutti sanno, comunque qua lo dico molto serenamente, io quando avevo 9 anni ho perso una sorella di 16. Questo libro parla di una ragazza che proprio ai primi capitoli sta andando al funerale della sorella gemella. Ovviamente le vicende sono diverse dalle mie, però mi ha toccata da molto da vicino, perché lei si chiama Ashlyn, la sorella si chiama Gabriel, e sapevano praticamente che sarebbe morta perché è stata colpita da una leucemia, se non sbaglio, comunque da una di quelle morti che sei segnata, ecco, per quanto tu possa, ci sono dei casi ovviamente che con diverse cure vanno, ma in questo caso non è andata. La sorella gemella, conoscendo la propria gemella, ha scritto diverse lettere che gli sono state consegnate al funerale ad aprire in diverse occasioni, e tra l'altro alcune sono indirizzate anche ad altre persone. Ora ve lo spiego. Io vi leggo la prima lettera, che è stata per me
molto commovente, mi ha fatto piangere, non ve lo nascondo, per miei motivi, appunto, perché mi tocca personalmente. Poi magari c'è chi è un po' più freddo, io sono molto sensibile. Allora, cara sorellina, prima di tutto voglio dirti una cosa, ti voglio bene. Sei il mio primo amore, il più profondo. Sì, so che queste lettere possono sembrare un po' morbose, ma carpe diem, giusto? Ho chiesto a Bentley, che sarebbe il ragazzo della sorella, di raccomandarti di aprirle la sera del funerale, ma so che probabilmente avrei aspettato un giorno o due. In realtà sono passati 7 giorni. E infatti lei prosegue, o 7. Sai, mi sembra che abbiamo lasciato così tante cose in sospeso, che ci siano così tante cose che non potremo fare insieme. Mi spiace di non poter essere lì per il tuo diploma, per esempio. Mi spiace di non poter bere fino a svenire insieme a te alla festa dei nostri 21 anni. Mi spiace di non essere lì quando firmerai le copie del tuo primo libro. Sì, perché Ashlyn ama i libri, quindi tanti, molti dettagli che ci accomunano. Ama i libri e spera un giorno di poter scrivere un libro. Mi spiace così tanto di non poter essere lì ad abbracciarti quando soffrirai per amore, di non poter essere la tua damigella d'onore il giorno delle tue splendide nozze. Ma ho bisogno che tu faccia una cosa per me, Ash. Ho bisogno che tu la smetta di sentirti in colpa. Subito. Falla finita, ci siamo capite? Ho bisogno che tu vada avanti. Sono io che sono morta, non tu. Ricordi? Quindi alla pagina successiva trovi la lista delle cose che devi fare prima di morire. Già, ci ho pensato io a scriverne una per te, perché so che tu non lo faresti mai. Ogni volta che porterai a termine un'azione ci sarà una lettera ad aspettarti, co proprio come se fossi accanto a te. Forza, adesso leggi la lista e non aprire mai una lettera prima di aver depennato una voce dall'elenco. E per l'amor del cielo, Ash, fatti una doccia, datti una pettinata e truccati un po', sembri la ragazzina dell'esorcista. Mi spiace tanto che tu stia soffrendo per colpa mia. E che ti senta così sola e perduta. Ma credimi, stai andando alla grande mocciosa. Gabriel. Qui vi giuro le lacrime tuttora le trattengo perché è proprio toccante, ecco. Alla fine questo è proprio un tuffo nella sua volontà di poter uscire dalla tristezza che gli prende comunque per la sorella. Abbiamo il protagonista maschile che si chiama Daniels e che lo troveremo proprio subito appena aperto il libro perché racconterà la sua storia, ovvero anche lui ha un fratello gemello, caso strano, cioè proprio gemello no, però ha un fratello che gli assomiglia moltissimo, non so se è gemello, che però è un po' scapestrato, la pecora nera diciamo della famiglia e che lui cerca di aiutare, ma che porterà ve lo dico, tanto è subito all'inizio. In sostanza si vede lui che raccoglie il fratello dopo una rissa, lo porta a casa lo stava guarendo, diciamo, lo stava disinfettando e impacchettando per non spaventare la madre, quando a un certo punto si sente il rumore della madre, escono fuori da dove erano nascosti e vedono un uomo che punta la pistola verso la madre, uomo che tra l'altro sembra riconoscere il fratello, ovvero Jace, e uccide la madre e se ne va. Questo è proprio il primo capitolo che leggerete e vedrete come lui, poi il fratello Daniel, il protagonista, prende la decisione di mandare il suo fratello in carcere e poi passano gli anni e ci sarà l'incontro con la nostra protagonista Aislinn. Non vi voglio rivelare molto di più, ma vi dico che mi è piaciuto tantissimo questo libro. Sono contenta che la Newton Compton mi abbia voluto mandare questa copia perché è stupendo e sicuramente lo farò leggere alle mie amiche perché a me è piaciuto davvero tanto e appunto mi ha toccato molto. Ho pianto per più di... mi sono sce... pianto proprio no, però mi sono scese molte lacrime
in diverse occasioni. E niente, lo trovate anche questo a un prezzo di 9,90. Sì, e io ve lo straconsiglio perché per 9,90 merita davvero davvero tanto questo libro, ve lo giuro con tutto il cuore, mi è piaciuto davvero davvero tanto. Niente ragazze, questi erano i tre libri. Sicuramente cercherò di tagliare il più possibile perché stiamo arrivando quasi a mezz'ora e non mi sembra il caso. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un altro video. Ciao ciao!